Ciao a tutti carissimi amici e bentornati sul canale del Briga! Wagne, CSC, Wagne! Va vita giottet tutta lì! Vi siete preoccupati, vi siete agitati! State tranquilli ragazzi! Ma io ve lo dissi un po' di tempo fa! E ogni volta a Stealesh pensavo di stare su un canale italiano e metto i sottotitoli e non ho capito niente! E questo e quest'altro! Dado dallo, dici qualche giorno! Mi investo come un giornalista e faccio un video bello in italiano, a garbetti, senza bestemmie, senza nudi, si capisce? Proprio da se vi piace, non credo. Però a qualcuno l'idea è piaciuta. In effetti, ragazzi, era giusto per ridere un po', nel senso per ironizzare un po' e per cambiare ogni tanto, diciamo, uscire fuori dalla solita routine, insomma. E devo dire che è un format che secondo me ogni tanto una volta, un pochino rivisto con qualche bottarella qua e là in più, secondo me ci può stare. Fatemi sapere se vi piace. Ma ogni tanto, perché il mio format principale è questo qua. Che vi piaccia o no. Altrimenti, se non vi piace, come dice l'amico laziale, se non vi piace questo canale, levatevi dal canale. Ok. Allora, ragazzi, detto questo. Di che cosa dobbiamo parlare? Del fatto molto ma molto importante che è successo ieri, perché poi è successo un mezzo putiferio. Chi ha reagito subito in malo modo, chi invece sta cercando di capire qual è la situazione. Certo è che Olivier Giroud in questo momento ha un altro anno di contratto con il Chelsea. Il Chelsea ha semplicemente esercitato un'opzione unilaterale, che significa che il Chelsea poteva decidere di rinnovare per un altro anno il contratto a Olivier Giroud senza che Olivier Giroud potesse farci assolutamente niente. Olivier Giroud si è solamente adeguato a questa scelta del Chelsea, ok? Quindi non avevamo noi la possibilità di intervenire in questo caso. Fa specie il fatto che tutti quanti gli addetti ai lavori, tutti i giornalisti, tutte le stampe, la carta stampata di questo mondo davano per fatto, praticamente quasi per fatto, Olivier Giroud al Milan. Quindi praticamente non tenendo minimamente conto di questo. Allora, io che faccio lo youtuber, tra virgolette, tra tante virgolette, e non sono un giornalista, ma ascolto, leggo le notizie e quindi faccio dei video anche in base a questo, in base a quello che ascolto e che sento. Non posso sapere quali sono le caratteristiche del contratto tra Giroud e Chelsea, eccetera. Ma voi che fate di mestiere lo dovreste sapere. Invece, sistematicamente, noi ci dobbiamo beccare tutte le vostre stronzate, perché ogni volta apriamo i giornali. Questo è andato lì, questo è andato qui, oggi ha firmato questo, oggi ha firmato quell'altro, e so tutte puttane. Questa cosa non va bene, questa cosa non va bene. Detto questo, però, volevo sottolineare una cosa che invece mi stai proprio do. Ma stai proprio do, avete presente quando mangiate qualcosa di pesante, tipo il paparul kien, la sera tardi, intorno alle 11, che non lo digerite, ve so per so, esattamente così. Che da Papon castella o Chelsea, che da Femmen castella o Chelsea, ma c'è che come l'Angelif. Ma ce l'ha con noi, ci avrà qualcosa che non gli va giù per quanto riguarda il Milan, perché con noi, guarda, non si fece passare mai nulla. L'anno scorso, per avere questo benedetto diritto di riscatto di Tomori, non ha fatto aspettare mai se poi dava su Cristian, e alla fine ha messo a 28 milioni, eccetera, eccetera. Il diritto, eccetera, ha fatto un casino che mai visto. Bakayoko ha messo tutte le estate, e Bakayoko ha detto che dovete pagare questo prezzo, altrimenti niente. Poi va in Napoli, la De Adop per un app, bello in prestito da 100 scioltezze. Non so capi, ma hai qualche problema con l'associazione Calcio Milan? C'è roba ufa, qualche trauma di quando i piccini, forse eri tifosa, forse e avete qualche batosta grossa di Milan. Cioè, non riesco veramente a capacitarmi. Mo, se mi è su fatto che Olivier Giroud, che stava arrivando al Milan a parametro zero, eccetera, eccetera, che succede? Loro esercitano questo diritto. Per quale motivo, secondo voi? Ho sentito dire non cambia niente. Non è vero che non cambia niente. Cambia in picco di chiù. Nel senso che adesso, se lo vuoi portare a casa, il giocatore, perlomeno qualcosina la devi uscire, perché fino a prova contraria è
è sotto contratto col Chelsea. Quindi secondo me quelli hanno fatto questo discorso qua anche perché se il giocatore va via, deve andare via, ovviamente vorranno monetizzare qualcosina. Ma forse non hanno ancora capito che se il Milan decide la sua strada, quella è. E voglio dare per la corna un bacio mio. Se il Milan ha deciso che avrebbe preso il giocatore a zero e soldi non ne vuole uscire per il suo cartellino perché ha un'età, diciamo, già molto avanzata, il Milan non ne esce soldi. Quindi mo fatti un abroad, che do basta ne che do che cozzi. Si capì? Oh. Quindi vediamo come evolve la situazione. Secondo me, a meno che il giocatore non vada allora a dire senti, io voglio andare al Milan, me ne voglio andare, voglio cambiare aria, eccetera, eccetera, magari si può trovare un indennizzo, una cosa, una fassari, e vabbù. Ma per proprio che a questo ce l'ho caneo. E ogni volta mi sta festa sto. Mo Tomori si stava parlando il da cerchiamo di diciamo limare un pochino qualcosa di prezzo, un piccolo sconto. E rilassati un pic. Mamma, ma è acida proprio, acida. Andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Stufa, il solito, evade, scappa, butta la sopra lo stomaco. Poi. Per quanto riguarda questo discorso qui, diciamo, di legato a Giroud, ma un pochino in generale, vi voglio far sentire un audio. Ragazzi, questo è da sentire. Aprite bene le orecchie perché è da sentire. C'è un audio che dovete sentire di un tifoso rossonero, mio amico, che mi ha mandato un messaggio a sua insaputa. Oggi glielo faccio sentire qui davanti a tutti, perché poi vi spiego, diciamo, vi dico la mia, perché, insomma, ascoltate. Quanto è che, mica comunque, dai, manco Giroud non ci possiamo permettere, che cazzo la menchia, ma vado a fare un culo, eh. E Vlahovic no, e quello no, adesso parliamoci chiaro, Vlahovic no perché costa troppo, quell'altro firma per il Chelsea e non si può, e Çalhanoğlu non firma, e che cazzo, oh ma ragazzi, ma la possiamo fare la Champions League con la primavera, con quattro somari, adesso oh, mo mi sono prendo il cazzo io, oh ci voglio i soldi, vuoi partecipare alla Champions League, vuoi fare qualcosa, oh caccia fuori i soldi, oh ma ragazzi, ma hanno rotto il cazzo questi qua, eh no, adesso fino a un certo punto, Andrea, dai, parliamoci chiaro, e quello no è troppo, e quello no è costa tanto, e quello no, no, quello no, questa troppo, no, basta, oh, vuoi fare la Champions League, caccia il grano, non lo so io. Cioè, ogni onestamente, io ti abbraccio forte perché hai detto un spettacolo, tu mi sa. Io ci sono espulso, ogni, ma... Cioè, a parte il fatto che in questo caso il discorso di Giroud, come vi dicevo prima, non abbiamo nessuna colpa, perché il Chelsea aveva la possibilità di scegliere se rinnovare di un altro anno o meno. In questo momento noi eravamo tagliati fuori, non era una scelta che dipendeva da noi. Ma al di là di questo, ragazzi, siamo al 5 giugno e mi arrivano messaggi di questo tipo. Cioè, siamo al 5 giugno e siamo arrivati a caccia il grano. Ogni al 5 giugno, e ci se la va a fare una stretta da Xeu. E ci se la va a fare. Ogni, fino a prova contraria, siamo stati gli unici fino ad ora a mettere sotto contratto e ad acquistare il portiere dell'Ile Maignan. Quindi abbiamo noi un acquisto, l'abbiamo fatto. Gli altri non hanno fatto assolutamente niente ancora. Però, ragazzi, mi sembra un pochino eccessivo stare qui al 5 giugno a dire caccia fuori i soldi perché dobbiamo fare la squadra per la Champions con Galmo, agni. E ci se no, a Como Marvè al primo settembre. Madonna, ci se la va a fare un'estetta più salvio di casa mane. Già io il mercato lo vivo malissimo. Però ci da mo, ma stiamo sentendo sti caos, agni, onest. Rilassiamo, godiamoci un pochino questa Champions appena conquistata, insomma stiamo un pochino più tranquilli, ragazzi, perché sennò veramente non ne posso chiedere. Comunque è stata una cosa che volevo condividere con voi, un saluto grande al mio amico Alessandro, perché è stato veramente spettacolare questo messaggio qua. Poi ragazzi, vi volevo dire una cosa veramente che ho letto, spero sia
vera, penso sia vera più che altro. A quanto pare l'Inter, quando è, diciamo, ha dovuto cambiare allenatore prima di scegliere Inzaghi, aveva contattato niente di meno che Carletto Ancelotti. Ragazzi, Carletto Ancelotti ha rifiutato perché è una persona, un uomo talmente di altri tempi, di un altro livello, che ha detto: io capisco tutto, grazie, ma non posso accettare, perché sono uno di quelli che ha fatto la storia con la maglia del Milan e io rispetto la storia. Questo è un altro messaggio a tutti i naviganti, a tutti che non hanno Capitanood, ai vari Donnarumma, ai vari Calhanoglu. E questo Calhanoglu che ancora non va dare una risposta. Guarda, ma tu dai essere una picca fatto originale, Luana. Ma dai essere una picca fatto originale. Ma vabbè, fammi andare avanti, che oggi non ne voglio parlare di queste cose. Poi vi volevo dire, non so se avete letto l'intervista di Zlatan Ibrahimovic ieri, anche lui, praticamente Donnarumma sta prendendo schiaffi da tutte le parti, da tutte le parti, pure dallo stesso Ibra, che ha lo stesso procuratore. Ha detto sarebbe potuto diventare Mister Milan, l'uomo simbolo, quello che era stato Maldini per il Milan, aveva tutte le carte in regola per farlo e invece ha fatto questa scelta da baccatown. E quindi ragazzi, anche lui gli ha dato addosso. Non ce n'è uno che si è schierato a favore. Uno non c'è che si è schierato a favore di Donnarumma. Ha fatto una scelta ridicola, ma più che scelta ridicola, hanno tirato troppo la corda, perché poi la scelta l'abbiamo fatta noi con Paolo Maldini. A deschiedere la stretta e vete, eccetera. Poi ragazzi, e concludo, sono uscite c'è la possibilità che dall'anno prossimo, che DAZN avrà la maggior parte delle partite, c'è la possibilità, hanno fatto la richiesta alla Lega per uno spezzatino, ma proprio totale. Praticamente le partite dovrebbero essere tutte singole, non ci sarà una partita in contemporanea. Inizieranno dalle 2:30 del sabato, quindi 2:30, 4:30, 6:30 e 9 meno un quarto, poi la domenica 12:30, 2:30, 4:30, 6:30 e 9 meno un quarto, e la partita del lunedì. Allora, io chiaramente, per noi, diciamo che abbiamo visto un pochino il calcio già da un bel po' di anni a questa parte, è chiaro che i tempi, ragazzi, della radiolina, i tempi delle partite in contemporanea, della domenica alle 3, sono belli che finiti. Questo qua è solamente un altro passo ancora rispetto a quello che avevamo vissuto fino all'anno scorso, a quest'anno, perché noi praticamente adesso, quando si gioca la domenica alle 3, ci sono appena appena 3 partite, quindi diciamo che ormai ci siamo già abituati a questo tipo di discorso. E devo dire che per uno che ama il calcio, avere dalle 2:30 di pomeriggio del sabato fino alla domenica alle 11 sempre delle partite, ragazzi, è una cosa bella, perché ovviamente c'è la possibilità proprio per la gioia delle nostre mogli, delle fidanzate, di tutti, praticamente ci sono partite sempre. Quindi tu ogni volta che accendi il televisore, dal pomeriggio del sabato, dalle 2:30 del sabato fino alla sera, tardi, alla domenica, ci sono sempre partite, io bella sé. Cioè, da un certo punto di vista è una cosa bella. Chiaramente capisco che per noi nostalgici non è più il calcio di una volta, ma ormai il calcio di una volta è finito già da tempo, ragazzi. Questo è quanto. Ragazzi, questo è tutto per oggi. Io vi ringrazio per tutto quello che fate per il canale. Se stasera mi gira, magari facciamo una live sul tardi, vediamo un po', non vi assicuro niente. Magari ci date un'occhiata al telefono e vedete un po'. Questo è tutto, ragazzi, vi saluto. Continuate ad iscrivervi, cliccate sulla campanellina, condividete, abbonatevi. Vi voglio bene. Forza Lotta e vincerà. Non ti lasceremo mai. Ciao.